Ma i filosofi dicono che la pace è una certa tranquillità nell'ordine, no? Tutto ordinato, tranquillo. Ma quella non è la pace cristiana. La pace cristiana è una pace inquieta. Non è una pace tranquilla, è una pace inquieta che va avanti per portare questo messaggio di riconciliazione. La pace cristiana In his homily at the Casa Santa Martha ci on spinge Saturday morning, the Holy ad Father, andare referring avanti. to a reading by St. Paul, explained that the Christian life is not La pace staying in a corner dice to lo carve a apostolico. road which takes you into heaven, Dice but it l'apostolico, is a non andare dynamic that avanti, encourages one to stay di on the fare road fuselli, to proclaim that Christ has di reconciled fare us to God statistiche by taking quest'anno. on our sins. Sono cresciuti Focusing on the key cristiani word nell'intero paese, reconciliation, da Pope movimenti. Francis said that true reconciliation Sono means that God le in Christ took statistiche on our sono buone, sins and he aiutano. became the sinner for Ma us non in è order to liberate us. But the Pope observed that there is a risk of never arriving at this truth in the times when we devalue somewhat Christian life, reducing it to a list of things to note and thus losing the ardor, the force of the love that is inside it. Philosophers, continued Pope Francis, say that peace is a certain ordered tranquillity. Everything is tidy and quiet. That, he said, is not the Christian peace. Christian peace is an uneasy peace, which goes on to carry this message of reconciliation. What the Lord wants from us is to announce this reconciliation, which is his own core message. The Holy Father concluded, Christian life is not a spa therapy that helps us to be at peace until heaven, but it calls us to go out into the world to proclaim that Jesus became the sinner to reconcile men with the Father. Gesù ci dia un po' quella saggezza cristiana che nacque proprio del suo fianco attraversato per amore. Anche ci convinca un po' che la vita cristiana non è una terapia terminale, stare in pace fino al cielo. No. La vita cristiana è sulla strada, sulla vita, con questa premura di Paolo. L'amore di Cristo ci possiede, ma ci spinge, ci prema, con questa emozione che si sente quando uno vede che Dio ci ama. Chiediamo questa grazia.